Copertina dedicata al Centro Tecnico Federale, la Casa della Palamano di Chieti, che dà il nome alla nostra trasmissione. Allora, appassionati di palamano, nuova puntata del format La Casa della Palamano qui su Rete 8, nel quale facciamo il punto sulle attività, come detto, proprio del Centro Tecnico Federale e anche naturalmente della squadra federale Campus Italia, che poi all'interno all del Centro Tecnico, all'interno del Palasport vive e si allena eh, ogni giorno. Lo facciamo e lo faremo con i nostri servizi, con i nostri approfondimenti, come al solito. Ma anche e soprattutto con i nostri ospiti in studio è un grande piacere per me avere qui in studio con noi oggi l'assessore allo sport del Comune di Chieti Manuel Pantalone. Buonasera. Un caro saluto a voi. Buonasera. Accanto all'assessore uh, Pantalone una vecchia conoscenza invece uh, del nostro mondo, del mondo della pallamano, è sempre un piacere averlo qui con noi, il team manager delle nazionali azzurre Silvano Seca, Ciao Silvano. Buonasera, buonasera. Grazie all'assessore di essere qui con noi e buonasera a tutti i telespettatori. Beh, eh, Assessore Pantalone, subito partiamo da quello che abbiamo appena visto, abbiamo visto la copertina Centro Tecnico Federale di Chieti che vuol dire eh, da ormai un anno e mezzo di fatto è trascorso all'incirca dalla inaugurazione del settembre del 2021 alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò eh, per appunto la gestione di questo impianto che è passata grazie alla collaborazione tra la Federazione il Comune di Chieti e eh, la Regione alla Federazione, naturalmente, che ne ha fatto il suo centro tecnico federale. Certamente, certamente, È assolutamente, una clip davvero molto suggestiva. Noi, come amministrazione, eh, sin dal nostro insediamento, abbiamo eh, favorito questa sinergia, abbiamo eh, ovviamente anche eh, fatto qualcosa in più rispetto a quello che era il quadro della concessione pluriennale del Pala Santa Filomena alla Federazione Italiana Gioco Handball, dico che abbiamo fatto qualcosa in più perché poi mh, abbiamo rilanciato il progetto originare implementandolo, migliorandolo e eh, riuscendo a fare in modo che quella struttura divenisse appunto il centro tecnico federale, ma che all'interno di quella struttura si avviassero tutta una serie di attività. Ricordo i grandi investimenti che la federazione ha effettuato nel nostro impianto del Pala Santa Filomena oltre 500 mila euro ma soprattutto un impianto sportivo comunale che grazie a questa gestione, grazie a questa sinergia siamo orgogliosi di poter dire che eh, ecco, rappresenta davvero un fiore all'occhiello nel numero di quelli che sono i nostri 18 impianti sportivi cittadini e senz'altro veramente un gioiellino di cui siamo fieri e orgogliosi. E la nostra regia ci è subito venuta in soccorso mostrandoci per l'appunto questo confronto che avevamo preparato già in occasione e mostrato in occasione della uh, cerimonia inaugurale lo scorso 3 settembre del 2021: il prima e il dopo, e quindi l'intervento che è stato poi posto in essere uh, per uh, in parte utilizzo forse un termine forte la riqualificazione della struttura, ma anche un rebranding da parte della federazione. Assolutamente sì. E eh, proprio quanto dicevo Pocanzi, perché eh, ecco, noi volevamo che eh, questa eh, concessione si definisse, lo abbiamo, eh, ripeto, eh, fatto. Uno dei nostri primi atti nel nostro insediamento è stato proprio definire questa concessione pluriennale, però dicevo che siamo andati anche oltre quelle che erano, eh, diciamo, le idee iniziali perché eh, intanto l'investimento è stato maggiore rispetto a quello eh, diciamo originale, ma poi tutti i progetti che insieme alla federazione abbiamo sviluppato all'interno del nostro Pala Santa Filomena e dunque del Centro Tecnico Federale FigiH, ma eh, penso per esempio a Campus Italia, penso a tutte. Eh, quelle iniziative che hanno unito all'aspetto sportivo-agonistico investire sui giovani. Io credo, lo dico, eh, ne sono fermamente convinto. Non ci sono tante federazioni che ehm, fanno con i giovani quello che la Federazione Nazionale di Pallamano fa. Noi siamo veramente felici che la nostra città, che il nostro comune abbia acquisito questa veste internazionale, ma per tutto quello che poi è l'indotto che eh, ci proviene, ovviamente in termini di ritorno sulle strutture ricettive della nostra città, ma in generale proprio come promozione di quello che è il brand della nostra città, noi crediamo fermamente insieme al nostro sindaco eh, nei modelli vincenti di marketing sportivo, di marketing territoriale attraverso lo sport. Bene, questo è uno dei tanti esempi, mi, mi permetto di dire... Quello più importante che abbiamo messo in atto. Ecco Silvano Seca riparto dalle parole dell'assessore Pantalone quando dice, eh, quando parla appunto di fiore all'occhiello riferendosi al Centro Tecnico Federale, eh, tu sei anche motore pulsante poi all'interno del centro tecnico perché lavori quotidianamente con il campus e all'interno della struttura. Eh, e sappiamo bene noi della pallamano, tra virgolette, la reazione anche delle squadre straniere che arrivano al centro tecnico federale, delle altre federazioni che si lustrano gli occhi effettivamente davanti a questo centro tecnico. Questa è la pura verità, mi soffermo anche sulla tua premessa, eh, lo dico anche per una questione di, 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 di voglio dire, di cronaca, eh, l'intervento della federazione, come diceva giustamente l'assessore Pantalone, è stato cospicuo e al di là della del restyling, del rebranding, come lo vogliamo chiamare, ma là sono stati fatti interventi, oserei dire, non dico strutturali, ma di funzionalità che eh, se non fossero stati fatti avrebbero causato grossi problemi alla struttura stessa e alla sua eh, fruibilità. Eh, come dicevi tu, eh, tutte le nazionali che vengono qui, perché ne abbiamo viste parecchie negli ultimi due anni, ci fanno i complimenti per la bellezza della struttura, per la sua eh, fruibilità, per la sua eh, dotazione di servizi che ne, ne fanno un impianto piccolo ma all'avanguardia. E volevo dire una cosa ad aggiunta di quello che diceva l'assessore Pantalone: come l'impianto, certo condizionato dalla, dalle sue caratteristiche di natura sportiva e tecniche, sia stato comunque messo a. A disposizione della comunità, perché è vero, pallamano, ma noi ospitiamo una società di calcio a 5, il provvedorato degli studi lo ha preso per dei corsi per, per gli insegnanti, eh, a giorni ci sono delle richieste per le attività di, di ginnastica. Ecco, Questo significa un impianto a disposizione della collettività, certo è un impianto che in questo momento ha una caratterizzazione molto forte che è quella del nostro sport e per le nostre attività. D'altronde eh, c'è tantissima attività sia da parte dei... De, de delle fasi, de, come posso dire, dei de livelli più alti con no? le nazionali, ma soprattutto, come diceva l'assessore Pantalone, con i settori giovanili: attività di vertice, attività legata, eh, come dicevamo, al Campus Italia, quindi un'attività quotidiana attraverso la squadra collegiale eh, della federazione e poi non solo, anche tanti eventi, sia eventi di carattere internazionale, come le gare delle nazionali azzurre, sia eventi a carattere nazionale, e quindi le finals giovanili. Successivamente daremo anche un'occhiata al calendario degli eventi che ci aspettano da mai fino al prossimo mese di giugno nel frattempo però proviamo a misurare anche i numeri vedendo il servizio l'impatto nella vita della federazione nella vita della pallamano italiana e anche sul territorio della casa della pallamano del centro tecnico federale vediamo a distanza di due anni dalla scelta i dati parlano chiaro. La casa della pallamano, il centro tecnico creato dalla Federazione Italiana Handball a Chieti, attraverso la preziosa collaborazione delle istituzioni del territorio dal comune di Chieti alla regione Abruzzo, si è rivelata una intuizione vincente. Il primo evento nel dicembre 2020, poi nel settembre successivo e quando la pandemia aveva allentato un po' la sua morsa, l'inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò. Nel mezzo l'escalation di eventi, appuntamenti, attività che attraverso la pallamano hanno raggiunto la città tiatina è stato evidente, tangibile, sotto gli occhi di tutti. I numeri prima di tutto, si diceva, tra il 2017 e il 2022 la federazione guidata dal presidente Pasquale Loria ha Proprio attraverso la nascita del centro tecnico di Chieti ha aumentato il numero di giorni di lavoro delle proprie squadre nazionali e nel contempo prodotto un importante risparmio in termini di bilancio, in cifre un mese in più di lavoro all'anno e 275 mila euro in meno alla voce dei costi, cifra che la FigiH ha potuto così reinvestire sulla propria attività c'è di più però il computo non tiene conto di ciò che avviene ogni giorno nella casa della pallamano attraverso il progetto Campus Italia la squadra collegiale Under 19 che ha portato a Chieti i migliori talenti italiani quest'anno impegnati nella Serie A Gold il massimo campionato nazionale ecco, questo progetto forse più di ogni altro rappresenta la pura essenza di un centro tecnico ovvero una struttura gestita dalla federazione e che al suo interno cresce i talenti di quella federazione, di quel movimento capitolo a parte per gli eventi dal 2020 a oggi la Casa della Pallamano è stata sede di due appuntamenti internazionali giovanili gli europei Under 19 femminili di seconda divisione le qualificazioni mondiali Under 21 maschili del gennaio scorso e poi ancora di gare ufficiali delle nazionali sia maschile che femminile e ancora del Supercoppa Day e di tutte le finals di Serie A2 e giovanili organizzate dalla federazione come termine della stagione sportiva l'elenco è lungo ed è destinato ad allungarsi ancora visto che l'agenda si fa Sempre più fitta. Insomma, scommessa vinta anche grazie al legame a doppio filo tra federazione e istituzioni, dal comune di Chieti alla regione Abruzzo, le quali hanno saputo intravedere nel progetto della Casa della Pallamano le innegabili ricadute positive che stanno toccando il territorio. Assessore Pantalone, guardando anche poi le immagini del servizio, mi veniva in mente, guardando soprattutto gli spalti pieni nelle partite della nazionale, negli eventi che si sono giocati, adesso l'abbiamo visto con Silvano Seca anche durante le recenti qualificazioni ai Mondiali Under 21, nelle gare dell'Italia c'era sempre tanto pubblico. Ecco, questo è uno degli effetti naturalmente poi di avere una struttura così impattante e così visibile anche eh, sul territorio con le sue attività. Certo che sì, e rappresenta un po' anche il valore di quell'indotto di cui parlavamo poco fa, ma rappresenta anche un valore importante che noi cerchiamo di rafforzare eh, con eh, la nostra azione quotidiana eh, rispetto anche alla totalità degli impianti sportivi della nostra città, di 18 impianti sportivi della nostra città, dei quali ben 16... Eh, sono a gestione indiretta, questo dimostra eh, che eh, crediamo fortemente eh, nelle gestioni a terzi rispetto a quella che è l'impiantistica sportiva cittadina, 16 a gestione indiretta, 2 a gestione diretta. Ma ovviamente questo unisce principalmente una serie di fattori da un punto di vista sia di sostenibilità di gestione dell'impiantistica sportiva cittadina che dell'efficienza. Ricordo che in passato, con le precedenti amministrazioni, in diverse fasi, diversi impianti sportivi della nostra città erano rimasti chiusi anche per un tempo significativo. Beh, noi siamo orgogliosi di poter dire che tutti 18 gli impianti sportivi della nostra città sono Aperti, fruibili, a disposizione della collettività e del tessuto sportivo cittadino. Quindi, eh, questa eh, gestione del Centro Tecnico Federale da parte della Federazione Italiana Gioco Handball dimostra come le gestioni, specie quelle a carattere federale, su cui puntiamo in maniera forte possono veramente rappresentare un modello di gestione virtuosa e di sinergia tra ente locale e federazione sportiva Beh, i risultati credo che insomma la dicano abbastanza lunga rispetto alla lungimiranza di talune scelte che abbiamo compiuto silvano seca tu hai vissuto tante epoche dello sport teatino della pallamano anche in particolare eh, teatina è chiaro che avere una struttura del genere e quindi tanta attività sul territorio ha aperto a scenari completamente nuovi e quindi in termini di penetrazione anche poi ne parleremo anche nella seconda parte, chiamando in causa necessariamente la pallamano Chieti che opera quotidianamente sul territorio però ha aperto anche a nuovi scenari e quindi ha una rinnovata passione verso la pallamano da parte della cittadinanza. Ma la pallamano fa parte del tessuto culturale della città di Chieti. Non fosse altro che di una società che è comunque attiva dal 1975, quindi parliamo di tanti anni fa. Gli di albori, di fatto. Eh, di, una federazione di, che è nata nel 69. Nel 69, quindi origini. certo. E, e questo ha fatto sì che questo impianto ha fatto sì, questa attività ha fatto sì che sul territorio, come dicevi giustamente, c'è stato un nuovo impulso. Eh, durante le attività pomeridiane eh, il palazzetto è pieno di bambini. abbiamo... Cioè la società di Chiedi veramente ha creato un, un interesse intorno al movimento assolutamente, di assoluto rilievo, che poi è lo scopo per il, che la federazione al quale aspirava la federazione: nel senso, non solo creare un centro federale che permettesse la, 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 costante, come posso dire, la costante attività delle squadre nazionali, ma anche generare un polo di attività del settore giovanile. E in questo è anche un risultato molto positivo. Prova ne è che mh, alcuni istituti scolastici hanno chiamato noi per venire a fare delle esperienze di pallamano, a mano. Quindi questo è un aspetto sul, sul quale, come fai bene a calcare la mano, a mettere il punto, perché è di assoluto interesse. Perché noi lo faccio spesso perché noi conosciamo bene poi quante difficoltà si sì. fanno a gremire i palazzetti. Quindi siamo i primi a cogliere con favore, con piacere il fatto di, sì, di avere tanti io spettatori. dico anche che eh, a livello nazionale la, sta, la stasi che ha avuto la, la federazione nel suo sviluppo sia stato causato proprio dalla, dalla problematica degli impianti. Non ci dimentichiamo che la pallamano è lo sport di squadra che ha bisogno del più grande il spazio più grande, certo, possibile. Mentre il calcio a 5 ha delle variabili, la pallamano no, la pallamano si gioca su 40-20 o non si gioca. Questo ha comportato non tanto e non solo su Chiedi, che con questo impianto, ma insomma... Eh, nel passato l'aveva ma con questi impianti ha risolto tanti suoi problemi ma in, a livello nazionale dai grossi problemi perché purtroppo l'impiantistica italiana e è una cosa che credo che sia risaputa da tutti è una impiantistica molto vetusta, molto vecchia lo si vede nei campi di calcio, figuriamoci negli impianti di questo tipo quindi l'impiantistica italiana è un'impiantistica che in molte, in molte parti non prevede L'ampiezza adatta per far giocare a pallamano. Una domanda ulteriore che pongo ad entrambi, iniziando dall'assessore Pantalone: quali sono gli step come amministrazione comunale di crescita in un progetto come quello di un centro tecnico e quindi di una struttura? già esistente e in un percorso già avviato come quello avviato con la Federazione. Lo diceva anche prima Silvano Sega perché è un costante work in progress nonostante i passi compiuti sino ad oggi siano stati veramente straordinari sia per quelle che sono state le cifre investite dalla Federazione che per quelli che sono stati gli interventi, sì eh, sicuramente interventi funzionali ma come dicevamo prima eh, di alto profilo, insomma, non soltanto operazioni di rifinitura ma di sostanza. Poi è ovvio che eh, a questo aspetto c'è l'aspetto sportivo, dicevamo prima di Campus Italia e di tutto quello che eh, appunto questo progetto ha portato, ripeto, sia in termini eh, diciamo agonistici che in termini anche di valori eh, sociali e comunque soprattutto anche eh, di voler puntare eh, sullo sport giovanile ma di farlo in maniera concreta anche inserendolo nei percorsi professionistici eh, per quello che riguarda la struttura eh, noi ci poniamo insieme alla federazione obiettivi sempre più ambiziosi e eh, devo dire che eh, su questo è, è veramente è un percorso entusiasmante che stiamo portando avanti davvero all'unisono sia per quelli che possono essere anche dei finanziamenti da intercettare in coprogettazione con tutte le opportunità che ci vengono fornite dal Dipartimento per lo Sport, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, sia per tutta una serie di lavori che la federazione sta ancora espletando sulla struttura, ma che eh, devo dire veramente faranno eh, di quell'impianto un riferimento assoluto non solo per la nostra città, ma per l'intera regione. Mi viene in mente Silvano Sega che il presidente federale Pasquale Loria che sa essere a volte davvero visionario parla sempre con l'assessore di una cittadella dello sport, di una evoluzione proprio della zona tutta attorno al palasport ma guarda che è, è un è un, un leitmotiv che ogni volta che il presidente è qui lo ridice, eh, ma noi qua dobbiamo creare una cittadella dello sport e a, e a questo eh, mi eh, preme aggiungere, anzi mi fa davvero piacere eh, ricordare che proprio in un'area limitrofa, quella del Pala Santa Filomena, quella del Centro Tecnico Federale, eh, c'è un'area che abbiamo inserito all'interno di un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eh, nel Cluster 2, nella missione Sport, un finanziamento in cui siamo stati... Eh, appunto eh, siamo entrati nella graduatoria dei comuni finanziati. Eh, con questo finanziamento, oltre a provvedere un efficientamento energetico eh, del Palacole dell'Ara con 500 euro, con un altro milione di euro creeremo proprio una cittadella dello sport in quest'area che praticamente è il terreno verde a confine con lo stadio del baseball, quindi nel retro eh, dello stadio Angelini e ovviamente nei pressi del Centro Tecnico Federale. Quindi. Eh, insomma con il presidente Loria eh, assolutamente siamo consonanti lo dimostra questo progetto ma lo dimostreranno anche le tante iniziative che andremo a mettere in campo insieme Silvano, parlando, tornando alla domanda originaria quindi i gradi di evoluzione di un progetto di allora, centro tecnico eh, innanzitutto è stata una partenza bella impeg impegnativa intensa perché come dicevo prima eh, l'impianto ha una facciata esteticamente eh, bella, pulita, però dentro c'è un contenitore con tantissimi problemi dovuti dal fatto che l'impianto aveva comunque 15 anni e comunque aveva avuto un impegno veramente massivo nei primi 15 anni sia con l'attività del, del Cuschieti sia poi con le altre attività. Quindi c'è stato un intervento. Adesso lo step successivo è quello di migliorare i servizi, la qualità dei servizi. Eh, non è facile perché ripeto. Uh, i, servizi, I servizi ce ne sono tanti, ma eh, tutti hanno bisogno di un certo tipo di, di, come posso dire, di, di adeguamento non tanto e non solo normativo, ma quando di, di evoluzione. Perché eh, per dire adesso c'è un wifi dico una banalità che, che non so quanti impianti a chieti hanno il, il, il wifi disponibile per tutti gli utenti. Dico una banalità perché oramai il wifi deve essere un bene comune, però voglio dire io inizio, che giro inizio. i palazzetti in tutta Italia, di palazzetti che abbiano il wifi fruibile 24 ore su 24, a tutti, non credo che, non ne conosco tanti, non so a chi di quanti ce ne sono, se ce ne sono, e quindi dico, ho detto un esempio, ma ci sono tanti altri, uh, altri, altri interventi che stiamo pensando, anche al di fuori di quello che era il progetto originario, come diceva giustamente l'assessore, prima anche noi stiamo spendendo di più, ma è una spesa eh, oculata e soprattutto mirante a far sì che questo palazzetto sia sempre di più un fiore all'occhiello della città. Abbiamo parlato di eventi in precedenza, si comincia con gli eventi in Abruzzo, però non solamente a Chieti. Il prossimo 9 marzo con la gara Italia-Lettona di qualificazione Euro 2024, poi si torna a Chieti perché ad aprile c'è Italia-Slovenia. Facciamo il punto nel servizio. Preannuncia una primavera intensa per la pala a mano italiana e in particolare per quella azzurra. Una primavera che avrà come consuetudine l'Abruzzo come teatro principale di una moltitudine di appuntamenti internazionali e nazionali. La lista, come detto, richiede carta e penna per appuntare ogni cosa, ogni data. Si parte il 9 marzo, giorno designato dalla Federazione Europea per la gara di qualificazione a Euro 2024 fra Italia e Lettonia. Lo scenario sarà quello del pala Giovanni Paolo II di Pescara che tornerà così ad ospitare una partita ufficiale della nazionale maschile a distanza di 5 mesi dal sold out dell'ottobre scorso in occasione del match contro i campioni olimpici della Francia. L'Abruzzo della Pallamano insomma sarà chiamato a gremire gli spalti dell'impianto adriatico e poi a distanza di un mese esatto per l'esattezza l'8 aprile anche quelli della casa della Pallamano. A Chieti infatti appena prima di Pasqua toccherà alle azzurre dell'Italia femminile sfidare la Slovenia nell'andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali del dicembre prossimo, i due appuntamenti internazionali faranno da apripista alla finale di stagione dedicato invece agli eventi di casa nostra, quelli a carattere nazionale. Tra maggio e giugno, negli impianti di Chieti, Pescara e Montesilvano, si disputeranno infatti le finals di Serie 2 e giovanili, queste ultime riservate in particolare alle categorie under 20 e under 17 maschili e femminili. Tradotto, oltre 1200 tra atlete, atleti e addetti ai lavori che per circa un mese si terranno sul territorio chi sognando la promozione e chi, come nel caso dei giovani, lo scudetto. Vediamo anche con l'aiuto della grafica le date di questi appuntamenti e nel frattempo, mentre c'è la grafica in sovraimpressione, eh, lancio anche l'input per un'altra considerazione all'assessore Pantalone, tanti eventi, vuol dire squadre da tutta Europa, da tutta Italia, che arrivano qui. E quindi con le loro delegazioni, e che peraltro riportano poi l'esperienza vissuta a Chieti nelle loro case. È proprio così, e infatti. Insieme alla Federazione, ogni qualvolta e accade come si può vedere molto di frequente, siamo in presenza di eventi di questa natura, vocazione internazionale. La premura è anche quella poi di portare le delegazioni delle nazionali in giro per la città a far scoprire loro quelle che sono le bellezze della nostra città, insomma, tutta la parte anche vocazione culturale. Ma soprattutto quello che ci preme fare è ribadire quel concetto di brandizzazione. Di della, eh, del Centro Tecnico Federale con la città, per cui eh, identificare sempre di più la pallamano con Chieti e Chieti con la pallamano significa fare in modo che davvero in maniera diffusa eh, il nostro territorio e la nostra città eh, possano essere conosciuti e scoperti in tutte le parti del mondo e questo è. Un altro di quegli aspetti fondamentali che eh, ci eh, confermano eh, un convincimento che devo dire insieme al nostro sindaco eh, abbiamo da sempre, che è quello secondo cui lo sport è uno dei principali, se non il principale veicolo eh, di eh, attrattività rispetto a un territorio. Ecco, noi attraverso lo sport stiamo perseguendo questi obiettivi e ovviamente, lo dicevo anche, anche prima, l'esempio massimo... Di eh, questo concetto è proprio la sinergia con la Federazione Terra Gioco Handball e il Centro Tecnico Federale della nostra città. Ecco, ma questo binomio e Silvano Seca lo potrà confermare. Noi cerchiamo veramente di perseguirlo con una costanza eh, impressionante e dà assolutamente i risultati sperati. Molto bene, il tempo è tiranno, allora andiamo di corsa in pausa, perché poi dobbiamo parlare anche del Campus Italia e del campionato che intanto riprende. Trasferta Ostica per la formazione del Campus Italia. La squadra federale fa visita alla capolista della Serie A Gold per la diciottesima giornata della massima serie, del massimo campionato. Facciamo il punto ascoltando proprio le impressioni, le voci e facendo appunto il punto sul momento del campus. Proveniamo da una settimana di pausa, dovremmo recuperare infrasettimanalmente la partita contro il Bolzano. Quindi, ci ha dato più tempo per. Eh, preparare alcuni aspetti che non avevamo svolto prima, tipo una difesa abbastanza profonda e altri principi di gioco per l'attacco. Diciamo che chiaramente Bressanone è fortissimo per noi, eh, però come al solito andiamo per giocare la nostra partita e cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Che momento è della stagione? del campus, nella evoluzione dei ragazzi venendo dopo le qualificazioni mondiali con molti di loro che sono stati impegnati si va verso la seconda metà della stagione di fatto che poi sarà anche l'ultima per loro qui al campus. Esatto, è proprio questo il punto, essendo l'ultima parte della loro esperienza al campus dobbiamo cercare di recuperare il terreno perduto soprattutto riguardo ad alcuni aspetti che sono stati un po' tralasciati. Quindi è una fase di bilancio che cerchiamo di fare con i ragazzi anche a livello individuale, è una fase che dove loro stanno cercando, se si può dire anche squadra, perché il progetto del campus ha valore se questi ragazzi continueranno nel più alto livello possibile e in ognuno nelle, nelle proprie categorie di, di, di merito, diciamo così. Per cui c'è anche la testa un po' alle prossime stagioni da parte loro e da parte nostra. Non c'è dubbio che l'Italia e l'Europa si sono accorti sia di questo progetto che dell'evoluzione di questi giocatori. Sì, adesso veramente se all'inizio eh, c'erano tanti giocatori che stavano andando all'estero, adesso c'è proprio una fiducia in più da parte di allenatori e manager europei, ce li richiedono, soprattutto questo aspetto, il campus ha dato una grandissima visibilità, le ultime convocazioni di De Angelis e Manolovic hanno appunto quasi certificato della bontà del lavoro del campus e del livello di questi ragazzi, per cui come accennavo prima c'è anche una serie di test che questi ragazzi stanno svolgendo con diverse società che non li conoscono bene. E allora questo è il punto del servizio, vediamo in grafica la classifica del campionato di Serie A Gold che come detto è giunto alla diciassettesima giornata, si giocherà la diciottesima nel prossimo fine settimana, il Bressanone in vetta alla gradatoria, Bressanone nella quale militano due giocatori abruzzesi, lo ricordiamo ogni volta, ogni settimana naturalmente, sia Stefano Ceri che Riccardo Di Giulio, c'è un altro abruzzese, il giocatore di Città Sant'Angelo Andrea Colleluori a difendere i pali della seconda in classifica l'Alperi Merano e ce n'è un altro Pasqualino Di Giandomenico nel conversano. Formazione al terzo posto, Campus Italia a quota 5, vediamo in grafica successivamente anche il prossimo turno, come dicevamo Campus Italia che fa visita proprio al Bressanone, in questo caso invece siccome con Silvano Seca facciamo spesso il punto sulle attività del campus, sul momento del campus, se n'è andato un anno e mezzo Silvano di Campus Italia, è una scommessa vinta a tuo avviso? Ma io dico stravinta, non vinta, perché innanzitutto abbiamo visto crescere degli uomini, eh, ne parlavamo con il direttore tecnico Trillini che abbiamo visto uno sviluppare eh, non, non tanto e non solo dal punto di vista tecnico, fisico, ma abbiamo visto crescere dei ragazzi in un anno e mezzo in una maniera incredibile dal punto di vista personale, dal punto di vista di atteggiamento. E poi dal punto di vista palammanistico abbiamo tirato fuori due giocatori per la Nazionale Seniores, eh, ce ne sono altre tre che hanno, oltre agli due, quindi cinque in totale che hanno giocato la Nazionale Under 21, teniamo conto che parliamo di ragazzi di 17-18 anni, tutti fanno parte della Nazionale Under 18 tranne un paio, quindi è stata una scommessa che non dico che non mi aspettavo questi risultati, ma è stata una scommessa eccellente e lo dimostra anche la classifica che vi ho fatto vedere prima, perché comunque il Campus Italia ha fatto 5 punti tenendo presente che è una squadra di 17-18 anni con due ragazzi di 16 anni, che gioca senza straniero, senza nessuno, e quindi è riuscita a fare 5 punti in un campionato di A1, cosa che sinceramente non pensavamo fosse fosse possibile, quindi è una scommessa ampiamente vinta va dato merito al Consiglio federale di aver creduto in questo progetto Assessore è un progetto straambizioso questo perché portare da tutta Italia i migliori talenti farli vivere a Chieti, occuparsi di loro come nel caso eh, di Silvano Sega e dello staff che lavora tutto attorno eh, ai ragazzi del Campus Italia insomma il fatto che sia proprio qui in questa città proprio a Chieti è un altro elemento di vanto se vogliamo un progetto molto ambizioso, certo che sì, e eh, è assolutamente un motivo di vanto eh, che questo progetto abbia preso luogo nella nostra città e che soprattutto le gare eh, del Campus Italia, le gare casalinghe, si svolgano nel nostro centro tecnico federale. Lo dico perché eh, prima si diceva di come la federazione abbia eh, ecco, riacceso comunque la passione per la pallamano che storicamente eh, comunque c'è sempre stata per quella che è la tradizione. Nella nostra città, ma sicuramente una passione che è stata riaccesa, devo dire che c'è un legame della città molto forte con il progetto del Campus Italia e con la squadra federale. Eh, non solo appunto perché è una squadra eh, della federazione ma perché la si associa alla nostra città quindi è mh, come se fosse in una qualche misura una squadra della nostra città ovviamente è una squadra federale, una squadra nazionale ma è come se fosse appunto una, per una piccola parte insomma una cosa che ci sentiamo attaccata nella pelle che i nostri concittadini l'avvertono come tale quindi mh, assolutamente sì, ripeto, oltre agli aspetti proprio di promozione sportiva che ricordavamo prima, c'è cioè anche l'aspetto agonistico perché, eh, ecco, eh, riuscirsi ad esibire eh, in, in, in un campionato così difficile, così importante, così competitivo con tanti stranieri e farlo con eh, i migliori talenti eh, non strani, eh, appunto, eh, della pallamano credo che sia. Una, do una doppia nota di merito che forse anche altre federazioni dovrebbero pensare di adottare, soprattutto in un contesto in cui in molti sport si va sempre e molto di più anche in una. In un impoverimento di quello che è il patrimonio sportivo nazionale, un modello di questo tipo potrebbe avere un senso anche su altre discipline. Vediamo anche l'immagine successiva che ci mostra un po' l'effetto poi di questa presenza del Campus Italia, delle, delle squadre nazionali azzurre proprio qui a Chieti, e che è un po' quello che si ribalta poi sul territorio, se vogliamo, e quindi la risposta dei bambini a Chieti che si stanno avvicinando alla pallamano. Intanto, mentre l'assessore parlava, vedevo Silvano Seca annuire, quindi do la parola a Silvano. Mm, sì, io annuisco, ma soprattutto volevo dire una cosa che abbiamo detto poco fino adesso. Eh, voglio essere anche molto eh, venale. Eh, oltre al ritorno d'immagine, eh, io eh, vorrei sapere quanti abitanti della Bulgaria, della Slovenia, della Francia della, eh, della Lettonia, della Lituania, del, dell'Algeria conoscano Chieti oh. e, e quanti hanno potuto conoscerla con la palla a mano assolutamente perché... Era... e, e l'altra cosa, scusami il cuore della vicenda esatto, e l'altra cosa ancora più venale è che il ritorno economico c'è stato non che questo è una cosa sul quale magari nessuno ma eh, a luglio qua non si trovavano posti l'anno oh. scorso eh, non solo per dormire ma in tutto il circondario per andare al ristorante, per dormire, perché c'erano tutte le atlete o i genitori, i pa parenti delle ragazze impegnate nel, nei campionati europei under 19. Oppure eh, ogni volta che vengono le squadre in trasferta vanno negli alberghi, o vanno... Cioè, voglio dire, è una piccola una, uh, macroeconomia che mano a mano. Eh, prende piede sul territorio e credo che sia un ritorno. Ha ah, perfettamente importante. ragione Silvano, ma ripeto va in quella direzione che dicevamo: perché eh, noi immaginiamo lo sport come veicolo di attrattività per un territorio il ritorno ovviamente è quello che ricordava Silvano Seca, perché noi possiamo eh, ecco, assolutamente confermare che. Eh, insomma, le strutture ricettive sono state sempre davvero piene in occasione dei grandi eventi, sia per quelle che sono le delegazioni che per quello che era il seguito. Quindi siamo veramente orgogliosi di questa sinergia che rafforzeremo di giorno in giorno. Grazie, Assessore. Grazie, grazie a, voi, a voi, grazie a voi. Grazie a Silvano Seca. Grazie, ringrazio gli spettatori e soprattutto ringrazio l'assessore di aver voluto con la sua presenza rendere ancora più importante la nostra, a voi. Uh, il nostro lavoro. E dunque, siamo in chiusura. Io colgo rapidamente l'occasione per ricordarvi che questa sera, in diretta su Eleven Sports, sarà possibile seguire le semifinali dei campionati mondiali. Con Danimarca, Spagna alle 18 e poi alle 21, la, la, la gara tra Francia e Svezia. Ecco, se volete assaporare il top della pallamano a livello mondiale, potete farlo gratuitamente su Eleven Sports. La finale alle 20.30, domenica in diretta sia su Eleven che poi su Sky. Noi vi lasciamo perché abbiamo parlato tanto di Campus Italia, abbiamo parlato tanto di centro tecnico federale ad un azzurrino che sta diventando azzurro, Tommaso De Angelis Teramano Abruzzese che è il protagonista dell'ultima puntata di Campus Italia la serie e che ci lascia con un piccolo augurio, con un suo sogno legato a questo sport. Noi ci troviamo la prossima settimana, buona palla a tutti. 15 mesi qui al Campus Italia, eh sì, in 15 mesi ne sono successe di cose. Che poi, a viverle tutti i giorni, si corre quasi il rischio di non farci troppo caso, di farle e basta. E invece, se ci ripenso, un anno e mezzo fa, io e i miei compagni di squadra abbiamo cambiato scuola, casa, squadra e vita. Tra allenamenti, partite e momenti di vita, abbiamo trascorso così tanto tempo assieme che quasi non ricordo più com'era stare senza di loro. Avete presente l'effetto che fa la pece sul pallone? Eccoci, noi siamo così, uniti e appiccicati, soprattutto su quel campo che sa regalarti emozioni uniche. In 15 mesi abbiamo partecipato alla Serie A2, agli europei e adesso alla Serie A Gold. E se qualcuno, un anno e mezzo fa, mi avesse detto che avrei sortito il Nazionale Senior segnando due gol alla Francia, non gli avrei creduto. La palla per De Angelis che la raccoglie, Tommaso De Angelis, De Angelis! E questo! segno De Angelis, 17 anni, debutto con la maglia della nazionale Seniores contro i campioni olimpici della Francia. Avete visto? Ne sono successe di cose. Ma una di queste la sapevo già un anno e mezzo fa, quando ho scelto di venire al Campus Italia. E ne sono ancora più convinto adesso. Voglio che la pallamano sia la mia vita.